Carmine ha parlato, l'emozione di tornare a Padova. Beh, se vogliamo, c'è, all'inizio l'ho anche detto, sono grato alla società di avermi scelto e cercherò di calarmi con la massima umiltà in un progetto di ripartenza serio dove la società ha fatto in modo di far ripartire qua a Padova. Come si vince un campionato di Serie D, visto che ormai sei esperto? Ma non si è mai esperti al massimo, sia nel calcio come nella vita. C'è soltanto alcuni punti importanti, è quello di lavorare con la massima umiltà, cercando di avere delle persone vicino che facciano in modo di essere molto professionali e si sbaglia meno possibile. Io dico che in questa categoria qua, dove ci sono tante buche, chi sbaglia meno possibile vince il campionato. Però io direi che siamo in un momento di nascita dove questi discorsi sono prematuri e ci sono cose più importanti da iniziare. A proposito di discorso prematuro, però questa domanda la volevo fare. Meglio un girone triveneto o un girone tosco-emiliano, per quella che è anche la tua esperienza? Ma io dico sempre che quello che conta è la propria squadra, al di là del che sia un girone o l'altro. Devi fare una squadra che possa essere capace di fare sia una cosa e sia l'altra. Quindi per me quello che conta è più la squadra propria che gli altri gironi oppure gli avversari.